un volo di 9 metri e un tonfo sordo. E poi le grida e i dolori ed i lamenti che spezzano la sonnecchiante atmosfera del Lido in un sabato mattina qualunque di metà maggio. Sono da poco passate le 10.30 di sabato scorso e sulla tettoia della trattoria Cecconi giace agonizzante Roberto Cecconi, 58 anni, titolare dell'hotel Grace, chiuso ormai da 10 anni, volato giù dal quarto piano di quella struttura ormai fatiscente che fu un tempo il suo albergo. Una sola finestra aperta, quella dalla quale l'uomo, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto. A dare l'allarme una donna che si trovava a passare di lì in quel momento, accortasi subito della tragedia che si era appena consumata. Immediati soccorsi sul posto, oltre al 118 e alle forze dell'ordine, arrivano anche i pompieri con un'autoscala per poter raggiungere il corpo dell'uomo riverso sulla tettoia di quella che fino all'anno scorso era la sola attività che a Cecconi era rimasta. Una trattoria dove il ristoratore praticava una cucina sana e genuina, fatta di sapori semplici e di pesce freschissimo, apprezzatissima da molti clienti, ma che per via delle difficoltà sempre maggiori dovute alle tasse e di costi di gestione insostenibili non andava come sperato. Questa crisi profonda e le sue difficoltà, unite alle considerazioni sempre più pessimistiche sul suo futuro, esternate ad amici e colleghi, hanno fatto pensare ad un gesto volontario, decisamente smentito però dai suoi familiari a mezzo stampa questa mattina. 2 ore ci sono volute ai soccorritori per stabilizzare l'uomo e poterlo trasportare in eliambulanza, dove si trova tuttora ricoverato in rianimazione con un politrauma e lesioni interne. Primo momento, viste le sue condizioni, si era temuto per il peggio. Arrivato in rianimazioni, in condizioni disperate, era circolata la notizia della sua morte, poi smentita da amici e familiari. Il ristoratore fanese sabato ha subito diversi interventi fino a tarda sera per ridurre le fratture e le lesioni interne. Cecconi ora lotta tra la vita e la morte. In queste ore i sanitari che lo hanno in cura, vista la sua gravità, non hanno ancora sciolto la prognosi.